Vertice oggi a Faenza con il governatore della regione Stefano Bonaccini, il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare i primi provvedimenti, come ci spiega nel servizio Paolo Pini. Poi la linea può tornare allo studio. L'emergenza non è finita in provincia di Ravenna, ancora 400 le persone sfollate, l'acqua caduta in 48 ore ha indebolito i terreni e l'attenzione si sposta sul rischio frane e smottamenti. È uno dei dati emersi dal vertice a Faenza nel Ravennate con i sindaci del territorio, il presidente di Regione Bonaccini, prefettura e protezione civile. Tutte le regioni hanno offerto mezzi, atteso nelle prossime ore un provvedimento del Consiglio dei Ministri per gli aiuti. La Regione avvierà da domani la stima dei danni per i risarcimenti. Stiamo lavorando per verificare se già oggi in Consiglio dei Ministri potesse esserci un qualche primo provvedimento che anticipa risorse. In ogni caso, il lavoro che ho accennato partirà immediatamente, perché noi vogliamo nel giro di pochi giorni, insieme ai territori, le amministrazioni locali e le parti sociali, raccogliere tutto ciò che serve per quantificare i danni. In conferenza stampa una nota polemica del parlamentare della Lega Jacopo Morrone, che oltre a esprimere solidarietà ai territori chiede se siano stati fatti tutti gli interventi per salvaguardare le arginature. Sulle polemiche di possibili ritardi nell'allerta risponde il prefetto di Ravenna De Rosa: abbiamo invitato i comuni a organizzare i COC, centri operativi, creando poi il coordinamento in prefettura. Ogni comune doveva segnalare i pericoli nelle zone a rischio. Comunicate ai cittadini nelle maniere ritenute più opportune l'esigenza di misure di autoprotezione, salire a piani alti, non uscire se non in casi strettamente necessari e evacuare laddove fosse stato necessario. Come detto, nel Ravennate ancora 400 persone fuori casa, aree artigianali e aziende agricole allagate, un'emergenza non ancora finita, ma erano già pronti i piani per scenari peggiori, ci ha detto il presidente della provincia De Pascale. Stiamo parlando di migliaia di persone complessivamente coinvolte, potevano essere molte molte di più per le azioni messe in campo e anche per i punti in cui ci sono state le rotture, si sono salvati anche abitati molto molto popolosi, per cui erano già pronti i piani di evacuazione.